Benvenuti a un nuovo episodio di Anziani in Movimento, organizzati dall'associazione Che Spettacolo, grazie al sostegno di Fondazione Friuli. Io sono Silvio. Io sono Roberta. E oggi vi accompagneremo in questo nuovo episodio di attività motoria. Vi ricordo, prima di iniziare, indossate un abbigliamento comodo, delle scarpe da ginnastica o dei calzini antiscivolo. Organizzate intorno a voi uno spazio libero da ostacoli, tavolini, prese di corrente, tappeti o quant'altro. Oggi, come vedete, lavoreremo un po' con il bastone. Bastone che può essere o un manico di scopa che troviamo facilmente in casa o se avete un bastone da passeggio o quant'altro. Iniziamo con un po' di movimenti di circonduzione. Andiamo a sciogliere un po' la muscolatura delle spalle. Vi ricordo, come sempre, di eseguire i movimenti dolcemente, non forzare e arrivate fin dove la vostra mobilità articolare vi consente. Come sempre, vi esorto a ripetere questi movimenti più volte durante la settimana, in modo tale da migliorare la vostra condizione fisica e vedrete che nell'arco del tempo riuscirete a migliorare la vostra mobilità. Quindi partiamo, bastoncino con una presa larga, da questa posizione belle spalle aperte, la schiena dritta, teniamo un attimo il bastoncino, ricerchiamo la nostra postura corretta, quindi bene piedi radicati a terra, eseguiamo le nostre 5 respirazioni. Il nostro filo invisibile ci allunga verso l'alto, la testa, inspiro, espiro. Spalle sono rilassate, la schiena è bella dritta, espiro. Inspiro, allunghiamo bene la testa verso l'alto, ancora due. Espiro, rilassiamo la muscolatura, ma non perdiamo la nostra postura. Ultimo. Espiro, rilasso. Molto bene. Partiamo, quindi presa larga, guardate sempre prima me e Roberta eseguire i movimenti, poi lo faremo tutti assieme. Da questa posizione eseguiamo una circonduzione portando le braccia verso l'alto e verso dietro, fin dove riuscite, arriviamo sulla testa e torniamo giù. Inspiro nella salita, espiro nella discesa. Partiamo insieme, eseguiamo 8 movimenti, andiamo, pronti, via. Inspiro, espiro. Inspiro 2, allunghiamo bene le spalle verso l'alto, espiro, torno giù. Inspiro 3. Espiro. Bene, le gambe salde, l'appoggio dei piedi. Inspiro, i piedi sono bene radicati a terra, espiro e torno giù. Andiamo 5, inspiro, espiro. Andiamo 6. E ritorno. Mi raccomando, braccia belle tese, non pieghiamole. E torno, espirando. Facciamo l'ultima. Andiamo. Inspiro. E ritorno. E pausa un attimo. Molto bene, sciogliamo le spalle. Vi ricordo sempre che potete trovare i nostri episodi o sul sito di Telefriuli oppure su chespettacolo.info. Trovate tutte le nostre puntate, potete rivedervele con calma, segnarvi i vari esercizi e ripetere i vari movimenti ogni giorno per almeno 20-30 minuti. Vi ricordo inoltre che andiamo anche in replica il martedì pomeriggio alle 16:45 o il sabato mattina alle ore 9.
Molto bene, continuiamo il nostro lavoro di mobilizzazione andando a fare dei movimenti laterali. Partiamo al lato destro, quindi facciamo oscillare il bastoncino verso destra, ritorniamo in posizione iniziale e andiamo verso sinistra. Guardiamo sempre avanti, andiamo a lato, torno al centro, andiamo a sinistra, torno al centro. Come sempre, eseguite i movimenti dolcemente, non forzate mai il movimento. Laddove sentiste dolore alle spalle, fermatevi immediatamente. Prima di iniziare vi ricordo sempre bene la postura, schiena aperta, spalle belle aperte, peso su tutta la coscia, bene, i piedi radicati a terra. Partiamo lato destro, bene, andiamo, inspiro e ritorno, espiro. Inspiro e fuori. Andiamo due, eseguiamo 5 movimenti per lato. Andiamo 3, sempre dolcemente, andiamo a lavorare un po' sulla mobilità, andiamo 4, ascoltiamo il nostro corpo, non forziamo, saliamo fin dove riusciamo, andiamo 5, movimenti lenti e ultimo e torno al centro. Ok, sciogliamo un attimo le spalle, continuiamo ancora i nostri lavori di mobilizzazione, sempre una presa larga comoda, portiamo il bastoncino a livello del petto, delle clavicole, da questa posizione lo spingiamo verso alto e verso dietro, guardate sempre prima noi, andiamo su, dietro, su e ritorno, ancora su, bene in spinta, dietro, salgo e ritorno. Partiamo insieme, andiamo su, dietro, su e torno. Teniamo sempre una presa bella larga in modo da avere una buona mobilità di spalla per andare dietro. Tocchiamo il trapezio, torniamo su, eseguiamo 6 movimenti. Ricordiamo che quando le braccia salgono, inspiriamo, quando le braccia scendono, espiriamo dalla bocca. Ultimi 2, inspiro e vado. Facciamo l'ultimo, su bene verso l'alto, allunghiamo le spalle, andiamo verso dietro fin dove riusciamo, torniamo su e ci fermiamo. Molto bene, sciogliamo un attimo le spalle. Lavorerai adesso un attimino con i polsi, bastone sempre in mano, presa più o meno larghezza spalle, teniamo il bastone teso davanti a noi, lavoriamo come ho già detto con i polsi, quindi lavoreremo con un movimento di flesso estensione dei polsi, lo eseguiremo 10 volte, movimento semplice, da qua porteremo il bastone in alto e scenderemo giù, le braccia sono totalmente ferme e si muovono soltanto i polsi e scendo, cominciamo assieme 10 volte, su, movimenti lenti e giù e di nuovo. Tutti questi esercizi servono a prevenire anche appunto problematiche legate all'artrosi. E giù, di nuovo, su e scendo. Quindi svolgere attività motoria quotidianamente è fondamentale, proprio ricerche scientifiche hanno dimostrato i miglioramenti che porta a svolgere un'attività fisica quotidiana.
ricordiamo almeno mezz'ora ogni giorno per gli anziani. Ultime due. Laddove è possibile, preferite le scale all'ascensore o svolgere attività comunque all'aria aperta. Perfetto, sciogliamo un attimino le spalle lentamente, recuperiamo. Da questa posizione, piedi larghezza spalle, bastone sempre in mano, presa larga, porteremo il bastone sopra la testa e da qua andremo a inclinare leggermente il busto, prima a destra, torniamo centrali e a sinistra. Ok, cominciamo assieme, 5 volte per lato. Inspiro ed espiro tornando, lentamente. Come sempre partite eseguendo i movimenti con un piccolo angolo di inclinazione, quindi inclinate poco lateralmente e man mano che lo fate cercate di aumentare il range di movimento. Laddove sentiste dolore alla schiena, fermatevi immediatamente. Possiamo partire se il bastoncino ci crea delle difficoltà con le braccia lungo i fianchi e andiamo a scendere a cercare il ginocchio. Ultima. Perfetto, ottimo. Adesso faremo una breve pausa. Vi ricordiamo per la seconda parte di procurarvi una sedia per poter fare esercizi in totale sicurezza. Ci vediamo tra poco. Benvenuti a questa seconda parte della puntata di Anziani in Movimento. Come vi avevamo anticipato prima, munitevi di una sedia se non l'avete già fatto. Adesso andremo a lavorare un attimino sulla parte bassa, quindi sugli arti inferiori. Da questa posizione, bastone in avanti, presa larga, andremo ad effettuare un affondo frontale portando il piede in avanti. Quando il piede va avanti, il bastone sale e scendiamo. Torno in posizione e il bastone scende. Ok, ripetiamo l'esercizio di nuovo, partiamo con il piede destro avanti, bastone su, il bastone torna e il piede torna indietro. Cambiamo lato, a sinistra, stesso lavoro. E torno. Ok, cominciamo assieme, piede destro, scendiamo, inspirando. Salgo, espiro e torno in posizione. E a sinistra. E scendo. Movimento lento. Per chi avesse difficoltà nell'esecuzione dell'esercizio, problemi di equilibrio, possiamo fare l'esercizio usando il bastone come appoggio. Quindi appoggiando il bastone a terra ed eseguendo il movimento lateralmente. Ok, continuiamo con l'esercizio, andiamo con la terza. Inspiro, scendo, espiro e risalgo. A sinistra. Di nuovo. Come sempre ascoltate il vostro corpo, scendete gradualmente e fin dove la vostra mobilità articolare vi consente. Non forzate mai, ma ripetete il movimento più volte durante il corso della settimana. Ultima. Perfetto, un attimino di pausa, ci sciogliamo. Intanto anticipo il prossimo esercizio. Andremo a lavorare un attimino con i dorsali, quindi la parte della schiena, sempre usando il nostro amico bastone, che vi ricordiamo può essere benissimo un manico di scopa, un bastone da passeggio. Andremo ad appoggiare il bastone a terra, mi raccomando, mano destra sopra, mano sinistra sopra. Da questa posizione, vi ricordo sempre, piedi più o meno larghezza spalle, andremo a flettere il busto in avanti e a spingere il bastone giù verso terra.
Vi ricordo di non svolgere l'esercizio su una superficie liscia, altrimenti il bastone rischia di scivolare. Quindi da qua terremo la posizione 8 secondi, vi ricordo, mano destra sopra, mano sinistra sotto. Scendo e spingo forte il bastone giù e tengo. Ancora qualche secondo. E risalgo lentamente. Eseguiremo l'esercizio nuovamente, ma cambieremo l'impugnatura. Quindi mano sinistra sopra, mano destra sotto. Stessa modalità, stessa esecuzione. Quindi sempre bastone a terra, andremo a flettere il busto in avanti e da qua spingiamo giù forte il bastone. Tenete la posizione, testa giù, mi raccomando. Tenete qualche secondo e risaliamo. Ottimo, lo eseguiremo ancora due volte da entrambi i lati. Di nuovo mano destra sopra, mano sinistra sotto. Come prima, flettiamo il busto. Mi raccomando, la testa giù. Spingiamo insieme giù. E lascio, torno su lentamente. Ultima volta, cambiamo di nuovo impugnatura, quindi mano sinistra sopra, mano destra sotto. Ultima volta, tutti insieme, flettiamo avanti, testa giù e spingiamo forte. E lentamente risaliamo. Perfetto, sciogliamo un attimino le spalle, avanti e indietro. Da questa posizione, bastone teso davanti, lo porteremo al petto, inspirando, e torneremo davanti buttando fuori l'aria. Facciamolo assieme, 10 volte, porto al petto, inspiro, torno in avanti, butto fuori l'aria e di nuovo inspiro e butto fuori. Andiamo con la seconda e avanti, espiro, inspiro e vado avanti. Di nuovo e avanti, mi raccomando, chiudere bene dietro le scapole, movimenti sempre lenti e non forzati, di nuovo. Ultime due, in avanti, fuori l'aria, ultima, e fuori. Perfetto, ottimo. Molto bene, continuiamo il lavoro per gli arti inferiori. Teniamo il bastoncino avanti, sempre come sostegno, mano destra sopra, allarghiamo i piedi. Da questa posizione andiamo a fare un sumo squat, quindi teniamo i piedi un po' più larghi rispetto ad uno squat normale e andremo sempre verso dietro a sederci. Quindi teniamo bene il bastone avanti in appoggio, bene i piedi saldi, guarda sempre prima noi eseguire il movimento, poi lo facciamo assieme. Da questa posizione, come sempre, il bacino, il sedere si muove per primo verso dietro. Quindi scendiamo giù, le ginocchia come vedete si aprono, e ritorno su, andiamo verso dietro, ginocchia si aprono e torniamo su. Facciamolo insieme, inspiro, scendo, espiro nella salita,
inspiro, espiro, nella salita, lo eseguiamo 6 volte. Scendete sempre gradualmente fin dove riuscite. Andiamo all'ultimo. E su. Molto bene. Appoggiamo il bastoncino a terra, ci andiamo a sedere, facciamo un po' di stretching. Da questa posizione portiamo la caviglia destra sulla gamba sinistra, teniamo bene il piede, mano destra in appoggio sul ginocchio destro. Lasciamo andare. Per chi volesse può eseguire una leggera pressione verso il basso, altrimenti state lì e lasciate allungare, rilassare la muscolatura. Respiriamo sempre dal naso. Molto bene, dolcemente con la mano destra portiamo sul ginocchio e ci aiutiamo a riportare la gamba a terra. Cambiamo l'altra, quella sinistra, in appoggio, bene, caviglia sinistra sul ginocchio destro, mano sinistra sul ginocchio in appoggio. Mi raccomando, ripetete questi esercizi di stretching ogni giorno. Lavorate sulla mobilità, soprattutto per gli anziani. Andiamo a chiudere. Portiamo sul ginocchio destro, lo abbracciamo. Ok, rilassiamo. Andiamo col ginocchio sinistro. E rilasso. Molto bene, per oggi è tutto, grazie Roberta, ci vediamo martedì prossimo 9:45, ciao a tutti!